Per ora blocchiamo l'autostrada. Mamma mia, questo è il lavoro, adesso si fa la battaglia, basta, è finito, niente per tutti. È guerra. Ma tutti i lavoratori italiani siete tutti a rischio come noi. Ragazzi, tutte le fabbriche di alla gamba, dateci una mano, perché dopo di noi venite anche voi. Io da 3 mesi vengo qua alle 8, piano piano prendo la macchina e vengo qua verso le 8:30, le 9, perché giustamente vado a casa, cioè mi voglio riposare, ma non ci riesco, basta, perché penso sempre qua. La Whirlpool, io sono entrato quando ero in Nice Sud, 1966, primo maggio, e veramente ho lavorato, perché c'avevo 15 anni e mezzo, il mio sangue qua, e mi viene a piangere veramente. Non ne vuole a piangere, certe età, no? Ma, perché così ha deciso un po' di me. E questo che deve essere fatto. Ma è la marcipone, è la marcipone! Sono le 13:15, gli operai sono usciti dalla fabbrica dell'assemblea e hanno occupato l'autostrada. Guardate, sta creando una fila enorme, ci hanno detto non ce ne andremo da qui finché non bloccheremo la città. Perché bloccare l'autostrada? Perché abbiamo alzato il tiro, basta scioperi per Via Argine, che non abbiamo rotto il cazzo a nessuno. Adesso basta, ci devono ascoltare tutti. Ministro Di Maio, va, ci hai traditi anche tu, ci hai traditi. Siamo a 2 chilometri da casa tua, Pomigliano siamo a 5 chilometri, ci hai tradito. Il 24 luglio il Premier Conte ha fatto questa dichiarazione alla Camera. Che ha detto? Ha detto, salvo lo stabilimento di Napoli, questi sono i risultati, siamo in mezzo a una strada. Non si sa, non c'è un orario, possiamo stare un'altra ora e possiamo stare... Oh, si è sentito male una persona, scusa. Le foto dei nostri esordi, della storia della mia fabbrica. Erano gli anni in cui anche tuo padre lavorava qui. Mio padre sul giornale, insieme ad un amico all'esse che reclutavano persone al sito di Varese, scavalcò i cancelli, perché all'epoca non c'era la possibilità di mandare curriculum come oggi, e fu assunto. Credo che il sito di Napoli, il Whirlpool di Napoli, rappresenta un po' il sex symbol della città. È lavoro, è dignità, è onestà, è tutto.